Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ed eccoci insieme oggi. Finalmente abbiamo deciso di intraprendere una strada insieme e condividere con voi anche questo, l'inizio di quest'altro percorso. Si tratta di... abbiamo fatto dei trattamenti per i capelli, adesso nello specifico vi raccontiamo tutto. Io ho iniziato semplicemente con l'acqua di riso, ho scoperto da poco... Questa acqua di riso che è veramente fa parte di una cultura, quindi dovrebbero vedersi a lungo termine poi sì dei risultati. Intanto ci concentriamo oggi sui capelli. Sì, perché siamo ad una lunghezza ormai da anni e pagliezza, questi capelli che si può dire. Sì. Sono sempre crespi, sono sempre alla stessa lunghezza, quindi a quanto pare l'acqua di riso serve anche per far crescere i capelli, allungare, sì. Però oltre a questo, che come base lo usiamo anche come lavaggio, ultimo risciacquo, no? Dopo aver lavato i capelli con delle cose specifiche che adesso vi andiamo a dire, l'acqua di riso la utilizziamo come ultimo risciacquo dopo averli lavati. Io invece ho già iniziato, oltre all'acqua di riso in realtà l'ho usata poco perché la sta testando lei, quindi la uso come cavia, lei sta usando me come cavia per queste erbe per i capelli. Ho iniziato, intrapreso il lavaggio dei capelli totalmente naturale, nel senso che utilizzo, non utilizzo più lo shampoo ormai da quasi un mese, uso solo delle erbe che tra l'altro oggi abbiamo acquistato in questo, vi faremo vedere appena apriremo il pacco. Boh, e apriamo! Dai, sì, finalmente siamo riuscite a fare l'ordine, siamo già super contente di quest'ordine perché una sera, l'altro ieri, lei è venuta a casa mia. Siamo riusciti a fare l'ordine dopo un giorno e mezzo praticamente, quindi è arrivato il pacchettino pacco con tutti i nostri prodotti. Vogliamo sottolineare il fatto che non c'è nessuna collaborazione con questo sito, è una degli acquisti che abbiamo deciso di fare noi perché appunto abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, quindi vediamo. Se qualcuno ha già provato questo tipo di trattamenti, l'acqua di riso eccetera, fatecelo sapere al solito giù nei commentini e come diciamo sempre, mi raccomando, prima di spacchettare, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Contenuto della nostra scatolina così. Allora io direi di andare a prendere l'ordine così man mano diciamo anche i prezzi. Allora, vediamo, prendo una cosa. Ecco. Questo è mio. Ce l'ho anch'io da qualche parte. L'ho preso in... Quindi, insieme abbiamo deciso di prendere lo Shikakai. Shikakai. Infatti, due bustine da 100 grammi ciascuna. Sì. Poi comunque da questo sito abbiamo capito che ci sono dei prezzi veramente... Sì, io avevo acquistato delle altre cose in erboristeria e la stessa quantità di prodotto l'ho pagata il triplo, quindi... Conviene. Infatti abbiamo voluto provare, in realtà essendo il primo ordine abbiamo preso poche quantità, visto che comunque la spedizione è stata velocissima, tra l'altro spese gratuite perché abbiamo speso sopra i 39 euro. Sì. Ok, vi lasciamo comunque come sempre tutti i riferimenti, i link sotto, eccetera, giù nell'info box. Allora, Shikakai è un'erba lavante, nel senso che le erbe si suddividono in lavanti e condizionanti. Questa è un'erba lavante, appunto, serve ad andare, appunto, io lo sostituisco allo shampoo, anche se finora in realtà non ho usato Shikakai, ma ho usato Arita. Io lo userò questo insieme ad altre, lo userò per lavare i capelli, quindi non serve più lo shampoo commerciale, esatto. Ma questo qui miscelato con l'acqua eccetera eccetera, adesso poi andiamo anche nel dettaglio a vedere
come si fa lo shampoo con questo Con tipo questo. di Allora, io in realtà polvere? in genere si può fare o solamente con shikakai e acqua calda, non bollente, ma calda, si mischia il tutto e si va a mettere in posa. O altrimenti si può mischiare, come faccio io a delle altre volte, con delle altre erbe. Ora, io generalmente per i miei capelli, che in realtà sono più corti dei tuoi, utilizzo all'incirca 4 cucchiai di legno, si parla. 4, quindi secondo me per te ce ne vorranno circa 5-6. Quindi, oltre a lavare, serve anche per prevenire che si formano le doppie punte e che il capello si spezzi e quindi si rompe e per questo non cresce, Esatto. non allunga. Poi anche appunto dà volume al capello e li rinforza. Esatto. La bustina di Shikakai da 100 grammi costa 2,79 euro. Sì, poi consideriamo sempre che stiamo usando dei prodotti naturali, quindi è ovvio che vai a pagare la qualità, no, del naturale, del prodotto Certo. naturale. Quindi anche questo. Prendiamo un altro prodottino. Questo cos'è? Cos'è questo? Gira. Argilla Argilla bianca. bianca. Ecco, questa l'ho presa io. Argilla bianca. Questo qui l'abbiamo pagato 1,99 euro. Qui c'è anche tutta la descrizione. Questo è proprio da Zen Zenswan. Store. Diverso, differente dall'altro che era di un'altra marca, quindi questo è prodotto proprio Da da loro. loro. E appunto l'argilla bianca è utile sia per la cura del viso che anche per i capelli. Quindi, Esatto. Quindi, questo io non l'ho preso. No, perché principalmente ha un'azione purificante. Per i capelli è anche ottima, perché lo stesso, per chi ha i capelli grassi, ha eccessiva produzione di sebo, va bene perché va appunto a regolare in qualche modo la produzione di sebo. Quindi io questa qui l'andrei ad utilizzare non tanto con uno shikakai o una rita, piuttosto che lo utilizzerei per fare una maschera. Andiamo Ok. avanti, prendiamo qualcos'altro. Tulsi! Tulsi. Tulsi. Ok, vai. Finally è arrivato anche il Tulsi, perché Tulsi. l'altra volta quando sono andata in erboristeria, ahimè, non sono riuscita, non l'avevano, e di conseguenza non l'ho potuto provare. Eccola qui. Quindi anche questo si trova in una confezione da 100 grammi e l'abbiamo pagato 2,69 euro. Questo qui è anche chiamato, definito il basilico sacro, perché nel mio caso l'abbiamo preso entrambi, ha più funzioni, diciamo, perché nel mio caso serve per dare vitalità al capello e togliere quell'effetto crespo, no? Spento, Sì, sì. Nel però serve anche mio per i caso, capelli grassi. esatto. Per i capelli io l'ho voluto prendere proprio per questo potere che ha nei confronti dei capelli grassi. Il Tulsi non è lavante, è un condizionante. Lo andremo a utilizzare o come maschera, o altrimenti andiamo ad aggiungere a Shikakai, nel tuo caso, o a Rita, un cucchiaio di questa polvere, Per quindi lavarli. per Ok. lavarli, esatto. Quindi vado ad utilizzare, quando li lavo, per esempio, 3 cucchiai di Arita barra Shikakai, piuttosto gli altri 2 cucchiai che a te rimangono, metti 2 di Tulsi Ok, o uno di anziché Tulsi e uno fare di... 6 di Shikakai, quindi tutto Esatto. Shikakai, faccio 3 di Sì, Shikakai e 3 di esatto. questi, per Esatto, esempio, e sì. poi E li poi lavo e li lavi. sciacquo. Esatto. Ok. Tulsi. Andata. Amla. Prendiamo un altro Amla. Amla. Sì, Ecco Amla. anche questo, lo stesso packaging del Tulsi. Sì, stessa Lo linea di apro. Ash. Vai. Io vado a vedere quanto l'abbiamo pagato. Allora, Amla di questa marca, appunto della Ash, costa sempre 100 grammi, 2,69 Ecco, sì, è euro. Esatto, sì. come quello di prima. Quindi questo qui lo trovo fantastico, Eccezionale. quindi da andare, secondo me, nel mio caso, io lo andrò sempre a miscelare ad utilizzare, perché questo qui serve per la crescita del capello intanto, e nel mio caso, io che ho già i capelli un
un po' bianchini, serve anche a togliere l'ingrigimento dei capelli. Esatto, li Sì, rende più sì. lucidi, più morbidi. Io ho notato, se nel caso in cui qualcuno di voi volesse utilizzare questo prodotto, io ho notato che nei capelli colorati un po' tende a scurirli, infatti è il Certo, potere sì. dell'AMLA. Non è come, cioè non è fare un enne nella maniera più assoluta, non No. andiamo a colorare il capello, però li Ha questo scurisce. potere, il potere Esatto. di scurirli, di togliere appunto l'ingrigimento. Vi farò Esatto. sapere perché io un po' di bianchini li ho iniziato ad averli. Ecco. Andiamo avanti, continuiamo con le polverine, direi. Questa, Nim. Nim, Allora, uno, quindi non è mia. Nim l'ho pagato. Polvere di Nim, sempre 100 grammi, 2,69 euro. Quindi Quindi, bravo, più o orientativamente meno tutto 2,69 euro, 2,99 euro. 2,79 euro. Quindi quest'erba orientativamente su questo sito costano quello. Quello che costava di più era dell'altra marca, dello Shikakai. Shikakai, che abbiamo preso di un'altra linea. Anche se di questa linea dell'Ash c'era pure, abbiamo voluto provare un'altra linea proprio per vedere se ci sono delle differenze, se una è migliore dell'altra. Il Nim, come le altre cose che ho preso, serve principalmente per la produzione di sebo, quindi a regolarizzare sempre la produzione di sebo. Io solitamente vado a mettere nel mio preparato per i miei capelli, quando devo fare lo shampoo, vado ad aggiungere sempre un cucchiaio di Nim. Lo utilizzo tanto anche per fare le maschere. E provatelo perché è favoloso. Il neem, a differenza delle altre erbe di cui abbiamo parlato finora, a parte che non è un lavante ma un condizionante, lo utilizzo tantissimo come maschera per il viso, ha questa proprio la sua peculiarità è quella, Specifico. sì, esatto, è quello di regolarizzare la produzione di sebo. Quindi, rispetto per dire a un Tulsi che ha anche altre caratteristiche che vi abbiamo spiegato prima, questo principalmente serve per la produzione di sebo. Quindi io lo sconsiglio a chi ha un capello tanto secco, E lo quindi a consigli, chi come me vuole invece. fare solo quello, per esempio, Esatto. basta prendere solo Solo questo questo e e boh. risolve, insomma. Esatto, risolvi un po' la situazione. Esatto. Andiamo avanti. Questi due sono uguali. Sì, questi Due sono pacchettini semi semi di di lino. lino. Wow. Finalmente. Arrivano così, come proprio Dei dei semini? semini. Sì, esatto. Sì, sono proprio i semini. Semi di lino, li abbiamo pagati 1,99 euro ciascuno. Sempre contenuto da 100 100 grammi. grammi. Cosa serve semi di lino? I semi di lino vanno a rinforzare, vanno a chiudere le doppie punte, vanno a proteggere proprio il capello, Nutrirlo. a nutrirlo, esatto. Però quello per cui io l'ho preso, per cui siamo qui oggi, è proprio per fare il gel di semi di lino che semplicemente va fatto con i semi di lino e l'acqua. Poi magari vi faremo vedere come realizzare un Certo, po' delle nostre sì. cosine. Sì. Ok, Altro cos'è? pacchettino, Arita, tuo. Arita, eccola qui. Che Tra molti. tutti È lei, aspettavi io questa? aspettavo Arita perché è quella che ho già finito, la utilizzo come shampoo, quindi è uno shampoo naturale, come infatti c'è scritto anche qui, è lo shampoo naturale per i tuoi capelli. Quindi Arita, potere lavante, soprattutto. Rispetto a Shikakai, lavante ma per capelli grassi, quindi va a purificare, va a pulire, è meraviglioso. Io lo utilizzo di solito. Davvero, davvero meraviglioso perché L'hai la prima volta che ha visto? lavato i capelli erano lucenti, bellissimi. Bellissimo, E per bellissimo. essere la prima volta, le prime volte comunque, perché Sì, comunque ha bisogno un po' di tempo il cuoio esatto. capelluto e il capello per purificarsi totalmente. Detossinarsi, vabbè, Pulirsi. pulirsi. Ah, Detoxinarsi, si dice. allora, solitamente il capello passa a una fase detox, no? Quindi deve pulirsi da tutto lo Esatto.
schifo, chiamiamolo così, che Da abbiamo, tutte le da impurità, tutte le appunto. Sì, impurità. sì, sì. Io non so se dire fortunatamente perché non ho passato questa fase, nel senso che io ho visto tante persone che facevano questi trattamenti che poi si ritrovavano con i capelli sporchi per mesi e poi da un giorno all'altro le chiome bellissime. E invece E no, invece no. dalla prima volta mi fa vedere questi capelli bellissimi, lucenti. Bellissimo, E bellissimo. quindi Sì, bello, bello, bello. Abbiamo bello, scoperto ottimo. veramente un Un mondo mondo, favoloso. sì. Però non abbiamo finito ancora, quindi vediamo. Qui prendo qualcosa dentro ad un rotolino di È uguale a cartone. questo, fai vedere. Boh, apriamo. Ah, l'olio di ricino. Quindi l'olio di ricino, quindi questo l'abbiamo voluto, tanto l'abbiamo preso con tanto entusiasmo, è anche da 100 ml e ovviamente anche questo serve per rinforzare i capelli, Ristrutturare. ristrutturarli, oltre a tutti i benefici che ha, Sì, di cui non sì, parliamo perché sì. ci concentriamo. Per i capelli, però è anche secondo me questo qui molto molto utile e necessario per i trattamenti Per i che vogliamo trattamenti, esatto, fare, sì, c'è una mia amica che l'ha utilizzato e la crescita dei capelli è stata wow, no? Sì, infatti si può veramente. usare anche Per per le le ciglia. ciglia che Crescono crescono tanto. velocemente, insomma. Esatto, questo qui l'abbiamo pagato Infatti 3,99 euro. un pochettino più caro, Sì. 3,99 euro, Sì, però però va bene perché sì, alla fine è una boccettona. ne Me l'aspettavo serve molto più pochissimo grande. Sì, prodotto, sì, sì. infatti. Vediamo se ha il contagocce. No. No, l'olio Ma è di ricino non mi sa normale. di È niente. ovvio, meglio Non che profuma, non profumo. ovviamente. Poi Allora, c'è un'altra bustina, no, due, quindi due. queste sono una ciascuna che si Linulina. chiama Linulina. Bene. Quindi, come c'è scritto qui, mi piace, voglio leggerlo. Pelle secca e disidratata, capelli crespi, gonfiore addominale, oppure cerchi ingredienti ipocalorici per le tue ricette? Linulina è la risposta a tutte queste domande. Quindi, è molto chiaro, Sì, vero? no, è scritto Descritto veramente così. bene. Quindi, Linulina aggiunta a tutte queste cosine. Che abbiamo elencato, quindi può servire per tante tante cose, però nello Esatto. specifico per i capelli Sì. Il serve appunto a togliere crespo, il a togliere. crespo. Sì. Quindi oltre a togliere il crespo, il motivo per il quale l'abbiamo preso è perché visto che noi non abbiamo il capello liscio, nasciamo in realtà con i capelli Io sembro il Re Leone dopo lisci, che sì, esco appena dalla asciutti, ormai doccia. non sono più ricci, ma sono No, boh, non sono boh, hanno non più hanno una senso. forma. Quindi questo è un lisciante districante, quindi Esatto. Cioè, anziché andare a serve. fare dei trattamenti come mi viene da pensare il trattamento alla Esatto, cheratina, che è molto aggressivo sì, comunque come sì. trattamento. Con questo si dovrebbe. In teoria dovrebbe aiutare a lisciarli. Adesso magari poi capiamo come fare bene un impacco, cerchiamo di capire cosa e poi magari vi raccontiamo come facciamo, perché quello che penso io è, no? Andiamo a fare tutti questi trattamenti, questi shampoo, e poi passo la piastra 3 volte a settimana. No, No, vai un po' a rovinare le se aspettative. riusciamo a lisciare un po' i capelli in maniera naturale con l'inulina, È vediamo. molto meglio. L'abbiamo pagata 50 grammi, 1,89 euro. 50 grammi costava. 50 grammi. Ok. C'è un altro barattolino in vetro. Sì. Andiamo a vedere cos'è. Le proteine del Ah, sì. grano. Allora, le proteine del grano sono 100 grammi, abbiamo deciso di dividerlo. Questo perché vogliamo provarlo prima. Le abbiamo pagate 3,79 euro, 100 grammi. Principalmente cosa servono le proteine del grano? Si trovano spesso in tanti shampoo, in tante cose per la cura dei capelli, perché principalmente come la cheratina, la fitocheratina serve ad andare a ristrutturare il fusto del capello, quindi proprio il capello in teoria lo dovrebbe andare a rinforzare, dovrebbe andarlo a sistemare, quindi utile per le doppie punte, utile per rinforzare proprio il cuoio capelluto e tutto quello che ne consegue.
Ok, pacchettino svuotato. Dicevo che abbiamo preso un po' di roba come inizio. Tanta roba, però sono contenta. Sono contenta. Sì, non vedo l'ora di provare anch'io a lavarli così. Tutto. Quindi, boh, vi faremo comunque sapere come va. Prestissimo, assolutamente. Vi faremo vedere un po' come facciamo noi le cosine, come prepariamo lo shampoo, come prepariamo le maschere, magari poi approfondiamo anche diversi campi oltre ai capelli, anche per la cura del corpo e del viso. E niente, boh, speriamo di essere state utili e fortunate anche. E fortunate, infatti, speriamo di avere risultati e di mostrarveli presto. E di rifare di nuovo un altro video, altri video finalmente insieme. E nulla, fatecelo sapere lasciandoci sempre un like di supporto e un commentino qua sotto. Esatto. Va bene, quindi ci vediamo ci al prossimo lasciare. Video alla prossima, ciao, ciao!